Salve a tutti, come anticipato vi fornisco alcune informazioni su il cammino di minerali di Santa Barbara, sul programma delle escursioni e come aderire. Dunque, prima di tutto, il cammino minerali di Santa Barbara è un lungo ed interessante percorso articolato in 30 tappe, quindi saranno necessarie 30 domeniche, per complessivi 500 chilometri. Ha inizio da Iglesias, città mineraria per eccellenza, cura tutta la parte nord, quindi l'Arburese e Guspinese, rientra verso l'area di Villa Cisio, Villa Massargia, per poi visitare tutte le aree minerarie, non solo del Sulcis Iglesiense, con una puntata a Sant'Antioco e una puntata a Carloforte. Noi il giorno 8 iniziamo con la prima tappa, una tappa di media difficoltà di 21 chilometri che dal centro della città mineraria di Iglesias ci porterà alla frazione di Nebida, attraversando l'area mineraria di Monte Toni, Monte Scorra, in parte Monte Crugiau. Allora, ho scelto di farlo ogni domenica del mese e infatti è già presente un calendario per la domenica di novembre e la domenica di dicembre. Poi, la programmazione sarà sempre, ripeto, ogni prima domenica di ogni mese, meteo chiaramente permettendo. È facile aderire, basterà, prenotarsi. Il costo di ciascuna escursione è di 15 euro e comprende tutta una serie di servizi, in particolare all'inizio le credenziali è un documento nel quale vengono posti i timbri all'inizio di ogni tappa, ma anche la carta del cammino minerario, una carta utile. Ricordo inoltre che la fondazione che gestisce il cammino ha un ottimo sito che dispensa tantissime utili informazioni. È doveroso vi ricordi che il cammino è nato anche per essere svolto in autonomia. Noi abbiamo deciso di farlo in gruppo e con una guida che sono io. Quindi, per tutte le informazioni fate riferimento al mio sito, alla mia pagina Facebook, al mio gruppo WhatsApp. Io sono Sandro Mezzolani, sono guida e mi potete trovare al 335 64 99 233. Grazie.